200 metri di passerelle in velluto rosso attraversano Piazzetta San Marco a Venezia, per la prima volta aperta alla più sorprendente alta moda. 400 selezionatissimi ospiti, Jennifer Lopez, Helen Mirren, Vin Diesel e Monica Bellucci tra loro, seduti a quei tavolini di storici caffè che il mondo conosce e attorniati da turisti che, finalmente di ritorno in laguna, mai avrebbero pensato di trovarsi davanti a uno spettacolo nello spettacolo. Accade anche questo quando scendi in campo, o meglio nei campelli, in piazza e nei palazzi della Serenissima sono Dolce & Gabbana. Tesori di Venezia è il titolo del loro grande evento di inizio settembre, scandito in 3 giorni e destinato a raccontare al mondo l'alta moda, l'alta sartoria maschile, il debutto della linea casa, l'alta gioielleria. Tra Piazza San Marco e la Scuola Grande di San Rocco e quella della Misericordia, l'Arsenale, Palazzo Ducale. Noi ce la mettiamo tutta, amiamo Venezia, abbiamo fatto tutto quello che noi potevamo mai fare di lavoro, ci siamo veramente dati, ma con amore, senza né dolore né rimpianti, e siamo felici che tutto è stato magistralmente dalla divina provvidenza magicamente orchestrato. Arrivano in gondola le modelle e i loro abiti sono un omaggio alla grande storia di una città che celebra quest'anno i suoi 1600 anni e che ha visto di tutto, quasi la bellezza e l'unicità, celebrata da creazioni realizzate coinvolgendo anche i migliori artigiani locali, i ricami di vetro, i colori dei mosaici. Noi quando decidiamo il luogo dove presentare la collezione, cioè fare la sfilata, incomincia per noi un grande studio. Cerchiamo di capire cosa c'è che è stato dimenticato, cosa è stato anche offeso dalla globalizzazione, dalla finanza, dal costo. Proprio come accade a Venezia, tutto sorprende su una passerella dove per la prima volta sfilano anche le figlie celebri d'Eva Cassel e Leni Klum tra loro, e dove è Jennifer Hudson a incantare ancora di più, se possibile, in quella che è la città magica per eccellenza, con le note del suo Nessun Dorma. Cultura anche di quel carnevale che il mondo conosce, grandi protagonisti come Casanova e Marco Polo sembrano rivivere il giorno dopo nella sfilata dell'alta sartoria maschile. Arriva anche la grandine che un po' mette in fuga e un po' incanta. C'è l'arcobaleno, i colori della natura sono quelli dei dipinti dei grandi maestri Tiziano e Tintoretto. Per un indimenticabile gran finale, davvero difficile chiedere di più. Sembrava a un certo punto un dipinto del Tintoretto, c'erano le nuvole rosa, il cielo nero, l'arcobaleno, un po' di pioggia, c'è stato tutto, c'è stato un proprio, per gli stranieri loro hanno chiamato Italian Drama, per cui gli stranieri ci vedono così, per cui ci è andata molto bene.